Ciao ragazzi, benvenuti su Hardware Insider. In questo video parliamo di processori, anche se il periodo è veramente brutto per parlare di processori, è un periodo devastante sia per la disponibilità di CPU che di schede video, proprio una roba tremenda. Però parlando di CPU Intel c'è della disponibilità e a dire la verità i prezzi non sono neanche male, quindi adesso vediamo qualche processore interessante. Sto parlando degli Intel i5 di decima generazione. Quelli che trovate a prezzi più convenienti, almeno attualmente, sono l'i5 10400, i5 10400F che lo trovate anche a meno del 10400 essendo che non ha la grafica integrata, il 10600K e il 10600KF. Anche per questo vale lo stesso ragionamento, non ha la grafica integrata, quindi lo trovate un po' a meno. Occhio, perché il periodo è brutto per farsi un computer, quindi questo video è consigliato, cioè seguite quello che vi dico in questo video se avete la necessità di assemblare un computer adesso o volete a tutti i costi assemblare un computer in questo periodo. Un i5 di decima generazione potrebbe non essere una brutta scelta, soprattutto perché i 5 10400 e 10400F li trovate sui 120, 130, 140 euro, quindi veramente un'ottima scelta. Sono processori che vanno, diciamo, a competere un po' con il Ryzen 5 3006, mentre per quanto riguarda il 10600K e KF le prestazioni superano quelle di un Ryzen 5 3600X, quindi parliamo di processori assolutamente attuali, anche se il processo produttivo è ancora 14 nanometri più, adesso lo sappiamo Intel come fa con questi processori. Anche l'undicesima generazione sarà ancora 14 nanometri. Per vedere i 10 nanometri probabilmente, da quello che si è capito, dovremo aspettare la dodicesima generazione. Però tenete a mente che se decidete di comprare un i5 di decima generazione, ok, ci giocate tranquillamente, fate tutto quello che dovete fare, sono comunque processori con 6 core e 12 thread, quindi non è che parliamo di un Pentium, però occhio che rispetto all'undicesima generazione che dovrà uscire a questo punto dovrebbe essere entro il primo trimestre 2021, questi processori non supportano il PCI Express 4.0, ok? Il PCI Express 4.0 per ora è supportato dai Ryzen e sarà supportato dagli Intel, diciamo dall'undicesima generazione in poi. Però se questa cosa non vi interessa potete tranquillamente andare sulla decima generazione. Per quanto riguarda la scheda madre, io che cosa vi consiglio? Dipende da quello che dovete fare, però se decidessi adesso di prendere un i5 di decima generazione, probabilmente andrei su una H470, che penso sia la via di mezzo migliore. La Z490, ragazzi, io non la sceglierei, cioè andate a spendere dei soldi che non so se ne valga la pena. Cioè, la Z490 la prendete se proprio volete fare un computer adesso con un Intel di decima generazione, quindi perché l'undicesima non è ancora uscita, con il massimo proprio che potete trovare, quindi andando su schede madri di serie 400, il top che trovate è Z490. Io vi dico che non lo farei, mi accontenterei tranquillamente di una H470, che sono schede madri comunque validissime, è un ottimo chipset, come è assolutamente decente il chipset B460, l'H410 sinceramente lo eviterei, perché oltre ad avere schede madri con due slot soltanto per le RAM, avete soltanto 6 linee PCI Express. Se proprio dovete fare un computerino da ufficio, H410, per il resto lo eviterei. Questo video, ragazzi, perché l'ho fatto? Perché in questo periodo buio, dove non si vede la luce in fondo al tunnel, riguardo ai processori e alle schede video, per i processori, dai, qualcosina si sta smuovendo, soprattutto sui Ryzen nuovi, ne vedo qualcuno in giro, però comunque i prezzi sono decisamente più alti rispetto a quelli a cui potete acquistare adesso. Mettete un i5 10600K, massimo 250 euro ve lo portate a casa, anche meno. I Ryzen 5 5600X
320, 330, 340, poi dipende da dove riuscite a trovarlo, si trovano anche a prezzi molto più alti, stanno anche sui 380 ancora, quindi siamo su cifre più alte. Il 10600K poi si trova in quella che è una via di mezzo, no? Tra il 3600X e il 5600X, quindi non è male, non è niente male, però ancora vi ripeto, questo se proprio non avete voglia o non potete aspettare, perché se potete aspettare, ragazzi, fatelo. Però per quanto riguarda invece la gente che piange perché non vede un 3600 o un 3600X ai prezzi standard, perché adesso, ragazzi, i Ryzen 5 3600 e 3600X costano un fottio, 220, 230, 240, c'è cioè veramente dei prezzi altissimi, quando un 3600 dovrebbe costare 170 euro, 180 euro al massimo. Quindi, ragazzi, no, se dovete prendere un 3600 o un 3600X, prendete un i5, un 10400 o un 10600. Non ha veramente senso spendere quella cifra per un 3600 o un 3600X, perché anche gli Intel vanno non bene, benissimo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate e cosa farete, se aspetterete la nuova generazione di Intel 11.000, se aspetterete magari che i prezzi dei nuovi Ryzen scendano un pochino, o se invece vi lancerete sull'acquisto di un Intel di decima generazione. Io ho parlato degli i5 perché adesso sono quelli che hanno il rapporto, diciamo, qualità-prezzo migliore in questo momento, però c'è anche da dire che anche l'i7, se avete la fortuna di trovarlo in sconto, anche lui si può portare a casa dei prezzi decisamente interessanti. Io che cosa farò, visto che devo aggiornare il PC? Io non ho fretta in realtà, quindi penso che aspetterò di vedere che cosa farà Intel con questa undicesima generazione. Però, se mi capiterà di trovare in offerta o ad un prezzo veramente vantaggioso il Ryzen 5 5600X, passerò ad AMD. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo come al solito di lasciarmi un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non volete perdervi i prossimi video. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!